Un'esperienza di cittadinanza attiva che vuole infondere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per l'intero territorio. È stato ideato con questo obiettivo il progetto di formazione denominato Apprendisti Ciceroni, nato nel 1996 e cresciuto nel tempo, fino ad arrivare a coinvolgere più di 50.000 studenti ogni anno. Grazie alla collaborazione delle delegazioni e dei beni FAI, il Fondo Ambiente Italiano, i ragazzi hanno l'occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità, diventando al tempo stesso un esempio per i loro coetanei. In provincia di Pesaro Urbino sono stati 12 gli istituti che hanno preso parte alle giornate FAI di primavera che si sono svolte il 25 e 26 marzo scorsi. Questa mattina nel Salone Metaurense della Prefettura si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati. Riconosciamo agli studenti della nostra provincia il lavoro che hanno fatto, l'impegno che hanno messo, il tempo che hanno dedicato per prepararsi e per essere loro protagonisti di queste giornate FAI di primavera, in quanto sono loro che con il sorriso hanno accolto i visitatori e l'hanno accompagnati alla scoperta dei beni che abbiamo potuto aprire. Siamo particolarmente felici quest'anno perché chiaramente la sosta della pandemia non ci ha permesso di portare avanti questo progetto, quindi ora sembra che pienamente riusciamo a riprenderlo in mano e soprattutto siamo qui di nuovo come in passato per ringraziare i nostri studenti e per festeggiarli. L'iniziativa si è svolta alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi, delle autorità cittadine e dei vari rappresentanti delle scuole coinvolte nel progetto. Il FAI ha stretto un'importante collaborazione anche con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, che ha portato al coinvolgimento di apprendisti ciceroni delle facoltà della città ducale e all'apertura di luoghi di proprietà dell'università. Presente alla cerimonia anche il vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Pesaro, Daniele Vimini. Comprensori sono messi a disposizione di questo progetto, studiando e approfondendo in vista delle giornate FAI specifici monumenti, specifici gioielli insomma, della nostra provincia che venivano aperti per quei giorni e facendosene appunto ciceroni ma anche ambasciatori. Credo che sia un bellissimo modello, ovviamente consolidato ormai negli anni grazie al lavoro instancabile del FAI e che soprattutto ci sia tanto in questo progetto del senso della natura, della cultura, che è il tema della Capitale 2024, soprattutto di avere quanti più cittadini consapevoli, informati e primi ambasciatori nel raccontare le bellezze, le storie, anche perché poi fatto anche di aneddoti questa cosa del nostro territorio. Quindi ringraziamento veramente al FAI e a tutti gli studenti e ripeto agli insegnanti che hanno permesso questa grande mobilitazione che rimarrà appunto un bel background per tanti cittadini. Grazie.